Buongiorno a tutti, ciao a tutti. Sono Hasnain Richmoaner, un ex dipendente della ditta e del Marche Tramontin per la quale ho lavorato per ben 13 anni. Il vero motivo di questo mio video è una mia testimonianza nella quale io voglio testimoniare che per la vicenda, la storia del mondo della ditta e del Marche Tramontin. Quindi, un altro motivo per il quale io voglio testimoniare è che i quotidiani Trentino e Adige si rifiutano di pubblicarmi una mia lettera che riguarda la presentazione delle scuse al mio ex collega di lavoro Giuseppe Calvini. Io, come anche questo Giuseppe Calvini, siamo stati dipendenti della ditta Edilmarche Tramontina. A quei tempi, precisamente nel mese di maggio 2005, Giuseppe Calvini comincia a subire mobbing nella ditta Edilmarche Tramontina. Comincia a subire mobbing. Alla fine, cosa è successo? Che il mio ex responsabile del magazzino mi disse apertamente e chiaramente: Muamer, non devi metterti a parlare con Giuseppe Calvini perché è ritenuto una persona cattiva. Cattiva, per quale motivo cattiva? E io dissi sì, però io lo salutavo lo stesso. Ora io vorrei leggervi la lettera che i quotidiani Trentino e Adige si rifiutano di pubblicare. Allora, salve, sono un ex dipendente della ditta Edilmarche Tramontin, dove ho lavorato per ben 13 anni. Scrivo questa lettera perché da un po' che la mia coscienza mi spinge a farlo ed ora è arrivato il momento. Dunque, vi ricordate la storia di mobbing in cui era stata coinvolta la ditta e la lettera che i dipendenti scrissero per la solidarietà la stessa? Ora vi spiego. Io per ultimo ho firmato la lettera in questione perché sapevo che quella lettera era solo un modo per non avere problemi all'interno della ditta. Dai non è un mistero. Si sa che queste cose si fanno solo per quieto vivere. È una scelta obbligata e ora che non lavoro più per loro, mi sento in dovere di chiedere scusa a Giuseppe e mi dissocio a pieno titolo da quella lettera, perché in quel periodo, quando lui fu vittima di questi fatti, il responsabile del magazzino di Lamar, dove ero operaio io, mi disse apertamente e chiaramente di non parlare con Giuseppe, perché è ritenuto una persona cattiva. Di colpo ho pensato, boh, ma poi io l'ho sempre salutato lo stesso. Ora dire che nella ditta il mobbing verso di lui è stato un caso ritrovato è tutto falso. La persona cattiva non è certo Giuseppe, e tanti altri ex dipendenti come me lo sanno bene. Con questa lettera che spero di cuore mi venga pubblicata, spero anche che venga presa in considerazione per aiutare Giuseppe ad avere il risarcimento che merita. Tuttora questa lettera non è stata pubblicata. E come dico, sfortunatamente, purtroppo io sottoscrissi per ultimo quella lettera per quieto vivere, malgrado la mia saputa come sono andate le cose. Mi ricordo quando parlai con i miei ex colleghi di lavoro e loro mi dissero: Muamer, hai la famiglia da mantenere e vuoi che ti guardano male qui? Ecco, questa è la mia testimonianza, quello che voglio dire, e spero che questa mia testimonianza pubblica comunque aiuti il Giuseppe Calvini ad avere il risarcimento che si merita. Ciao a tutti.